Insieme si è proposto come ponte tra l'EU e Partito Democratico. Insomma, è possibile questa riunificazione della sinistra dopo il voto, considerati botta e risposta quotidiani? Beh, oggi è difficile parlarne a 7 giorni dal voto. È difficile ma indispensabile. Dovranno cambiare delle cose nel Partito Democratico, dovranno cambiare delle cose in l'EU, perché le coalizioni e gli accordi si fanno fra diversi ma mettendo insieme le cose che uniscono. Ma nel Partito Democratico cosa deve cambiare? Il segretario? Prima di tutto, secondo lei, visto che ha detto no al partito proprietario? Ma questo spetta ovviamente deciderlo ai militanti e agli iscritti del Partito Democratico. Io posso dire che Renzi non mi sembra abbia l'attitudine a lavorare per mettere insieme le cose e quindi secondo me non è il segretario ideale per fare questa operazione. Vedo invece in Gentiloni le stesse qualità che aveva Prodi nel fare il tessitore. Quindi una seconda edizione dell'Ulivo targata a Gentiloni, questo sarebbe l'ideale? Ma l'Ulivo ha avuto una sua storia e una sua importanza storica, secondo me non ripetibile. Io credo che dell'Ulivo bisogna prendere alcuni insegnamenti. Il fatto che l'unità paga, che i cittadini debbono essere in grado di partecipare di più, che bisogna ascoltare e tenere insieme anche tutte le anime della società, non solo attraverso i partiti, ma anche con l'associazionismo, con il volontariato, con il sindacato. Se facciamo così vinciamo, altrimenti no. Cosa distingue insieme da l'EU e dal PD? Soprattutto da l'EU, visto che è un po' più a... Cosa ci divide? Cosa vi distingue? Beh, ci distingue innanzitutto la valutazione del fatto che oggi uscire da una coalizione ampia di fatto premia i populisti e la destra, perché con il sistema elettorale che abbiamo, che può essere criticato oggettivamente, però un voto all'EU, anche se non voluto, diventa un assist alla destra. Quindi in questo la pensa come Renzi? Sì, la penso come Renzi, salvo che Renzi era il segretario del partito che ha subito la scissione e quindi evidentemente avrebbe dovuto e potuto fare di più per evitarla. Senta, un'ultima domanda. Lei ha detto no a qualsiasi coalizione, ma di ogni genere? Cioè se fosse una coalizione, supponiamo, guidata ancora da Gentiloni? Una larga intesa guidata da Gentiloni o una figura simile, voi ci stareste? Ma noi pensiamo che una larga intesa frutto di un accordo politico fra Forza Italia, il PD eccetera non possa funzionare, perché quel tipo di intese si fanno avendo ben chiari, avendo ben condivisi degli elementi comuni valoriali innanzitutto, e la destra italiana sta scivolando molto a destra con delle venature che non possiamo condividere. Vedo più probabile, mi auguro, se non c'è una maggioranza, che il Presidente della Repubblica si faccia carico di indicare un suo governo, dargli alcuni compiti ben precisi, chiedendo che il Parlamento porti avanti quei compiti e poi ci rimandi a votare. Ma a 9 giorni, se dovesse scommettere lei, su che cosa scommetterebbe come risultato? Ma guardi, ci sono 8 milioni, dicono i sondaggisti, di italiani che non hanno ancora deciso come votare. 8 milioni sono quasi il 20% dei voti. Può succedere di tutto. Il vento ha soffiato a destra per tutto un periodo della campagna elettorale. Io vedo gli italiani molto più riflessivi che all'inizio della campagna, molto più inclini a ragionare e molto meno inclini a farsi guidare dalla pancia, e quindi ho buone sensazioni.